volendo parlare del maestro Nicola Vietti. È facile, è talmente semplice, è talmente gioioso, ironico, unico nel suo interpretare ogni forma di attualità, come in questo caso gli sposi. Ove gli sguardi felici e sognanti delle coppie ti portano a rimembrare i tempi passati, e cioè quando gli sposi di un'epoca erano sì felici, ma non della gioiosità del vivere attuale, perché nella libertà di oggi i giovani ci insegnano qualcosa, ci insegnano a voler vivere, vivere della bellezza e della gioiosità di quanto si circondano. Sono meno tradizionali, ma hanno lo spirito di capire al volo quello che piace e quello che non piace, quello che è bello e quello che è brutto. Bene, io devo riscontrare nel maestro Nicola Vietti, dopo tanti anni, con mia grande soddisfazione ovviamente, che la sua grande notorietà deriva un po' nella particolarità di aver individuato il piacere delle sue opere presso il pubblico giovanile, ma anche di una mezza età, con ironia, perché il maestro ha capito che la televisione, già da oltre 10 anni, è l'unico mezzo per rendere notoria la sua arte. E a questo proposito, diciamo pure, nasce nel 1945, ma solo negli ultimi 30 anni, appassionato d'arte e autodidatta, si è cimentato in varie sperimentazioni, da un figurativo paesaggista ad un surreale fantastico, per ne finire poi negli anni 80 alla creazione di un personaggio botteriano. Dopo varie sperimentazioni è giunto ad oggi con un ampio riconoscimento della sua arte per via del suo presenziare in fiere, aste, mostre e in particolare in televisioni private e soprattutto in televisioni, diciamo, satellitari, dove ha raggiunto confini di vari stati. La serietà del suo operato gli ha concesso nel corso degli anni di mantenere i prezzi equilibrati al fine di lavorare costantemente e soddisfare tutti coloro che amano la sua pittura. Una pittura che possiamo descrivere come giovane, fresca, vibrante, al passo coi tempi. La stessa che ha ottenuto successi su internet. Ed è per questo che voglio rendervi partecipi dei commenti che il maestro ha ricevuto su internet. Carlo. Nicola Vietti è un artista surreale o reale? Le dimensioni femminili come rappresentazione di un mondo femminile, grande, imponente, dominante, ma anche e soprattutto sensibile. Alla mia domanda io rispondo: un artista reale. Ciò che il maestro Vietti vede nella femminilità è quanto di più realistico si possa immaginare dell'altro sesso. Grandiosità della donna, ma anche debolezza e insicurezza dell'animo femminile. I miei più sinceri complimenti, Carlo. Angela invece, come donna, ha un riguardo un pochino più, e dice,
allegro anticonformista, fuori dall'ordinario. Potrebbe descrivere lo stile del maestro Vietti